Ragazzi, mega partenza per Christian. Stavamo per fare il video di apertura e invece abbiamo una piacevole sorpresa. Vabbè, niente, partiamo da qua allora. Dopo facciamo due chiacchiere. Siamo arrivati qui, abbiamo qualche ora a disposizione oggi. Subito una partenza per Christian. Christian sta usando il Mix Climax. Io dopo vi dico come sto pescando. Partenza molto cattiva e vedo che la canna subito, il filo sta andando verso sinistra da tutto destra che era. Questo è il nostro mix. Questo è sul nostro mix, si dice Christian. Oro, oro, oro. E allora io adesso però staccherei la videocamera, scusate il travallio. Eccoci qua. Ok. Cri, prime impressioni, dai. Non abbiamo fatto neanche il video di apertura perché lo stavamo per fare e... Facciamo adesso, dai. Ho visto la tua canna volare in acqua. Così. Ok. Ok, intanto vi faccio vedere una piccola panoramica veloce. Qua c'era i picchietti di Christian con le canne e subito sul Mix Climax alle giarrette. Abbiamo un Christian in modalità molto estiva, Crocs per lui. Perfetto. Cri, penso che tu ce la possa fare da solo, nel caso mi allungo io col guadino. Allora, qui ho calato due canne molto vicine. Credo siano veramente a 2 metri una dall'altra. Bene. E tutte sulla riva. E se posso, Cri, sei un po' bruttino con quelle gambe bianche. Ti spiego perché le gambe bianche. Eccola lì che si fa vedere. Ah, attenzione! Ci regala sta perla, Christian. Il Danny Farbras di No Altri. Fa anche caldo. Sì. E allora, come si sta in acqua, Christian? Molto, molto bene. Beato te che puoi fare sta roba, io le Crocs non le ho portate. Guardate che sembra pesca all'inglese qua, ragazzi. Dagli filo, Cri, per farla entrare. Bene, 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 bene. Sta entrando. È entrata, ragazzi. È entrata. È entrata. E Christian è entrato in acqua. Bene. 2 secondi e la guardiamo insieme. Allora, ho avuto una piccola rivincita personale qui perché eravamo decisi, visto conoscendo le giarrette, di innescare roba molto piccola, gialla fluo, e invece io ho voluto continuare a provare col nostro mix e ho innescato una singola del 16 Mix Climax, il nostro mix, e è venuta a trovarci questa signora. Dai, Cri. Occhio, non farla volare via subito, falla vedere almeno. Eccola, ragazzi. Ok, momento rilascio. Cri, che dici? Andiamo di rilascio? Certo. Non sembra non sia ancora entrato in frega. Eccola! Telecamera subacquea, Cri, posso metterla in acqua? Direi di no. Ok. Benvenuto, Christian. Adesso vado dentro. Calda. Ottimo! Piccolo nota da osservare: avevo il tendifilo,
quindi ce l'avevo, ragazzi, non so se si vede, eccolo qua, e vi mostro. Aspetta, Cri, spiega però perché hai detto del tennifilo, perché nessuno lo sa magari. Perché di solito si tende a pescare senza il tennifilo. Qui ci hanno insegnato così. Quindi io oggi sto cercando di fare tutto quello che non mi hanno detto praticamente, quindi sto usando bolles del 16 nostre, non so se si vedono nel video, spero di sì, dovrebbe essere vedersi bene. E niente ragazzi, la ributto perché oltretutto questa canna qui l'avevo lanciata da un 10 minuti, un quarto d'ora più o meno. Quindi la ributto, rifaccio il sacchettino e li vado a pasturare. Ragazzi, occhio, qual è? La verde. La verde. Aspetta un attimo perché ho detto che ho messo due canne molto vicine. Adesso vediamo se parte. E se parte lo vedrete. Allora ragazzi, ho inquadrato con lo zoom questo piccolo spazio perché adesso fra un po' dovrebbe uscire Christian, che sta andando a pasturare lo spot dove ha calato la canna, perché non abbiamo tutta l'attrezzatura oggi, canne da spombe, roba, perché le ore sono sempre quelle. Quindi è andato tranquillamente, adesso zoom un altro po', eccolo là, a fare una pasturata che è lo stesso spot dove ha preso la carpa poco fa. Quindi una volta tirata su si va a rinfrescare, perché qua mangiano, che è un piacere. Eccolo là. Direi che la sessione è partita bene, perché siamo in pesca da neanche un'ora. Ripeto, come avete visto, non abbiamo fatto neanche il video di apertura perché ci ha presi alla sprovvista la partenza fulminea così. Ed è stata anche una bella partenza. Allora bene, mentre Christian prosegue nella pasturazione, io intanto vado un attimo a vedere come stanno le mie canne. Grazie ancora il Mix Climax! Non ci credo, l'ho calata poco fa. Stessa canna, stessa boilers. Aspetta che provo. Sta a posto? Sì. Ok. Ho strappato la gamba. Un attimo, perché stavamo ancora... Ho avuto un piccolo disguido, Max, di là. Ok. E purtroppo è la partita, la prima canna a destra di Max, ma si è incagliata in qualcosa e stavamo un attimo... Sì, e di filo, Fabio. Sì. Uno. Molto bene. E ragazzi, canne e mulinelli, li sto provando. Devo dire che rispondono bene entrambi. Occhio lì che c'è... La legnaia tira. Una regina, dai. Un'altra regina. E ci siamo. Wow. Allora mi avvicino un attimo perché vi voglio far rivedere dov'è è andata. Ok, comunque ragazzi, sempre canna centrale, pallina ricalata subito. E anche per Max oggi c'è la carpa. Sì, sono abbastanza attive. Aspetta un attimo. Eccola lì la pallina. È qua. Eppala. Ecco qua. Regine, ne abbiamo. Belle, colorate. Perfette. Ci siamo ragazzi.
Ok ragazzi, e si continua. Ci siamo ragazzi, ecco come stiamo pescando. Un attimo che trovo un po' di luce. Quella palla al centro è il nostro mix e il pellet, bombetta e via. Madonna che partenza! Cazzo, Cri, è 3 ore che ci stava dando. Ero qua pronto per filmare il carp run. Mamma mia, spettacolo. Lascio qua la videocamera perché se parte anche la mia di là almeno c'ho le mani libere. Ma oh Cri, è 1 ora che stava mangiando. C'era la canna che continuava a piegarsi e non suonava. Ho detto prima o poi parte. Mix Climax? Bene, oggi il Mix Climax. Tra le canne stavo montando l'ultima, difatti ne manca una. Oggi il Mix Climax alle giarrette paga. Innesco singolo però comunque. Innesco singolo? Io adesso ho provato a cambiare su una delle mie e ho messo un Mix Climax singolo e un chicco di mais bianco, vediamo se paga. Che prima appunto ho perso tutto, non si sa come, ma... Sì, arrivo. Sei pronto a fare un altro bagno? Sta andando? Allora non credo sia taglia, chi se ne frega, credo sia più o meno, ah, che bella, della stessa stazza di quella di prima. Vieni di qua, allora, sembra aspetta, tu resta lì, arrivo. Eccomi Cri, arrivo. Ho girato la videocamera. Ah che bella. Ah che bella. Alzamela. Ma è una doppia partenza. Ti conviene? Cri, ingovinarla. Doppia partenza. Molla, molla, voglio naso. Doppia partenza. Cavolo. Devo toglierla dalla... Ma guarda se tira questa. Dai che ci siamo. Ok. Devo toglierla da là. Questa. Allora. Cos'è la doppia del 16? No, sempre. No, l'innesco singolo. Ok. L'innesco singolo. Ascolta. Tieni un piede qui un attimo. Sì, vai a prendere l'altro guadino. Anche l'altra culla. Chi se lo aspettava? Tanto io vado dentro. E doppia partenza le giarrette. Ok. Molla pure il piede. Wow! Eh sì. Questa merita ragazzi. Questa sì. Questa merita. Tanto. Questa merita. Vado a prendere la culla? No, tanto io una vado dentro quindi. Ok. Allora ragazzi, scusate. Questa vi ho pesala, eh. 2 carpe in the net, una regina e una specchi di notevole dimensione, dai. Beh, è bella grossa, adesso vediamo, magari riusciamo a pesarla, vediamo. Ok. Bene. Allora ragazzi,
facciamo con calma perché ce le stiamo proprio gustando queste carpe, quindi facciamo le cose con calma, visto che siamo in postazione secca qui alle giarette, ci offre la possibilità di riuscire ad andare in acqua e farvi vedere, tenere il pesce in acqua soprattutto. Vieni un po' più vicino, Cri. E andare bene a far tutto. Siamo? Sì. Bene. Allora, un'altra resina, ragazzi, presa... ho cambiato tutte e tre le canne, adesso ho messo il nostro mix, innesco singolo, innesco semplice Hedwig, niente di particolare, e è venuto a trovarci un'altra regina. Eccola qua. Devo dire che sono molto in forma, cioè tirano. Bene, cara, ci sei? Aspetta, eccoci, Cri, vai. C'ho i riverberi della luce nell'acqua, tengo un po' bassa la videocamera sperando che non mi caschi. E adesso tocca a te, adesso viene Max qui in acqua. Mannaggia. E anche per Max c'è una carpa e l'ho convinto ad andare in acqua, ragazzi. L'abbiamo pesata, pesa 18 kg. Eccola qua. Bene, dai. Non si fa prendere, ragazzi. Va bene, dai, rilasciamola. Ragazzi, proviamo a fare il rilascio, ma è scappata. Ciao. Bella. Non vorrei bagnarmi molto, qualcuno diceva poco fa. Perfetto, non ho neanche la maglietta di ricambio. Ci siamo? Sì. Ok. Se suona la tua non so cosa fare. Se suona la mia? No, la sentiamo? Allora, finché faccio il combattimento, vai a prendere il cavalletto. Ok, guarda, io appoggio un attimo la telecamera qua, facciamo una ripresa così, Cri. Ok, sei inquadrato. E il codino, ecco. Perfetto. Sei inquadrato, vai tranquillo. Allora, si dà, si dà. Eccomi qui, ci siamo, centralina e tutto. Ok, allora questa è la mia posta, ragazzi. Un po' piccolina, ma... Sei in penisola 2, 1, 2. Penisola 1. Faccio vedere anche il cartello. Penisola 1. Piccolina ma tranquilla. Com'è, Cri? Credo siamo sulla taglia delle altre. Non so perché prima... No, di là, no, che lì c'è il cannetto. No! Guarda dove sta andando. Hai visto? Sì, era proprio stava dentro il cannetto. Dentro il cannetto era. Il cannetto lì. Gioca di frizione. Perché adesso Christian... i mulinelli nuovi e non è abituato più con questi. Ok, poi appena i tic mi ritornano li rimonto su lì, perché quelli sono grossini per quelle canne. Di cos'hai, Max? Non lo so, non mi ricordo, stavo guardando se avevo, sembra una pallina ma non riesco a capire perché non mi ricordo, sono sincero. Allora, ci siamo.
Ok, qua c'è un po' di buio, speriamo, ma si vede, dai. Oh, c'hanno... c'hanno una forza impressionante, una vinta, veramente. Occhio al canneto. No, no, è qui ormai è stanca. Stavano dicendo, cavolo, non partono più qua. E invece, eccola là. Qua mi sono giocato, mi sa, lo spinner rig. Non mi ricordo. Adesso guardiamo. Comunque c'è, è nel guadino, ragazzi. Quindi, 2 secondi. Vediamo un attimo se si vede l'innesco. Cosa c'è? Adesso lo vediamo. No, non si vede, adesso lo vediamo allora. Questa è la? Quinta. Non male in 3 ore. Sì, perché siamo arrivati oggi pomeriggio e staremo qui fino a sera, quindi... Beh, abbiamo fatto ancora una 18, credo. Scusa, eh. Sì, aspetta. E dai. Sono tante incazzate. E bagnano anche parecchio. Allora, intanto che si calma la carpa, volevo dire che questa avevo innescato uno spinner rig. Uno spinner rig con dambolina gialla. Bene, ragazzi. Io direi che... Sì. Bagnetto? No, qui basta. No, ci prendiamo il colera, se no... Ok. Bene, sono contento che così hanno visto anche questa postazione all'opera. Intanto mi soffermo su il mio secchio per l'acqua. Questo qui è della Ridge Monkey. È molto comodo e trasparente, anche perché provi rig prima di lanciarli. Qui è un po' alto, prima dovresti farcela tranquillamente. Allora. Eccola. Dai! Guarda che casino che sta facendo, eccola, ciao! Guarda che roba, oh, volata via! Cattiveria. In un lampo! Ok. Bene, visto che ci sono, piccola panoramica, Shimano TX1, ottime canne, Speedcast 14.000, filo Prologic 040, sensori GRC Radar DSI, cofanetto 4+1. Giusto perché me lo chiedete sempre in tanti e allora li rifacciamo vedere. Daiko bitubo. E qua c'è la faccia di un ragazzo soddisfatto. Ottimo. Allora, ragazzi, fatto un attimo un piccolo quadretto, chiamiamolo così. Queste sono le damboline che sto usando. Fruttate, ananas acido butirrico e aspetta che ve lo dico, questo batch berry. Niente, quindi tolte un attimo tutte queste che ho messo solo per farvi vedere un po', la presentazione in acqua poi sarà questa, su uno spinner rig, quindi leggermente sollevato, e sto pescando con 3 spinner rig io praticamente. Spinner rig che ovviamente ho già pronti tutti, perché sapete che sono un amante dei rig, quindi me li preparo generosamente. Questa è una delle 2 scatoline. Niente, quindi queste qua sono le dumbbell che sto usando. Qui vanno tanto, ma vedo che oggi paga di più la pallina del 16 singola piuttosto che una dambolina del 14, del 12, e la cosa mi fa comunque piacere perché è il nostro mix, quindi ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, però noi siamo contenti, lo diciamo, quindi è anche un invogliare tutti voi, chi può ovviamente, a provare il self made. Ci scrivete in tanti, appena si potrà tornare un po' alla normalità, noi vi abbiamo promesso una live con degli esperti in cui parleremo di self-made vero e proprio, quello bello pesante. Arriverà. Esatto. Intanto comunque vi riportiamo la nostra esperienza, quindi ci scrivete in tanti da come partire, con cosa, con che farine, qualche ricetta base. E la ricetta base noi ne abbiamo qualcuna che vi giriamo, non sono segreti di Stato ovviamente. Però quando ci chiedete ditemi un tipo di mix da fare, non è una cosa facile per noi consigliarvi, perché dipende da tante robe, dipende da come volete che lavori la vostra pallina.
Il nostro mix, come ben sapete, è un mix che ci permette di entrare in pastura dopo un'ora, un'ora e mezza, perché noi facciamo sessioni serale di 4-5 ore massimo, quindi deve essere un mix molto veloce. E dopo quasi un anno che l'abbiamo fatto, ancora stiamo cercando di migliorarlo, esatto, di andare avanti. Quindi a tutti quelli che ci chiedono, consigliaci un mix, dipende da dove pescate, fiume, lago, da quanto tempo è lunga la vostra sessione. Siete abituati a fare 4-5 ore, una pallina veloce? Siete abituati a stare 3-4 giorni, allora una pallina che resti più in acqua? Quindi ci sono tante caratteristiche che vanno a comporre il mix perfetto, che poi il mix perfetto non esiste, però diciamo che ci si può avvicinare in base alle proprie esigenze. Basta, niente, dai, torniamo a pescare e vediamo di tirarne fuori un'altra ancora più grossa di quella di prima. Sì, nel frattempo ragazzi, visto che ci siamo, Credimi se devo partire perché non ce la faccio, mi sono strappato. Occhio. Visto che ci siamo, cerco nel frattempo di mostrarvi intanto qui le postazioni, dove siamo, come sono e come si presentano. L'altra volta vi ho fatto vedere la gadia e cosa c'è lì, la platano? Platano 2. Platano, sì. Invece questa è la penisola. Penisola 2 e Max è in penisola 1, che adesso vi faccio vedere. Questa è la penisola 1, eccola qui, la postazione si presenta io così. Io ho ancora una canna, la prima a sinistra, che ancora non ho mai tirato fuori da quando siamo arrivati da sto pomeriggio. Prova, intanto là. Magari passa a 30 kg, voglio che sia là. Ok ragazzi, e questa è la penisola 1. Ora vi faccio vedere le macchine, come vedete questi sono i posti e io mi trovo in secca. Secca perché, come avete visto, per qualche metro c'è il fondale molto basso. Eccola qui. E questa è la secca, ragazzi. L'avete già vista adesso. Le riprese, ma ve la mostro bene, eccola qui. E io ho calato le canne proprio in quel punto, eccolo lì, un metro avanti rispetto a quel rametto e l'altra è più o meno 3 metri più avanti circa, quindi lì ho le due canne. Quelle che per ora sono sempre partite. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Da-da. Queste sono le nostre bolles, ragazzi. Belle, fresche, profumate. Efficaci da quanto sembra. Bene, proseguiamo e speriamo di fare qualche altra bella cattura. Adesso magari cerchiamo di puntare un po' alla taglia, quindi speriamo arrivi qualcosa veramente di taglia. La 18 non faceva schifo, non faceva assolutamente, ma neanche la 10 fa schifo. No, ci sono le 30, però ci sono le 30, c'è la 31 mi sembra, addirittura la 32 se non mi ricordo. So che si passano anche i 30 kg, quindi ci proviamo ragazzi, dai. Cristian? Sì? Cosa stai facendo di bello? Sto facendo un rig. Sto tentando di mettere la guaina su questo amo. Voglio provare a usare un amo del 2, un po' più grossino. Ok. Andiamo a sfatare anche il mito degli ami piccoli, dai. Oh oh! Scusate, ma sta suonando la mia. Cri! Cri! Appoggio qua la telecamera, ragazzi. C'è. C'è? Sì. Ma cosa è saltato là in fondo? Lasciamo la telecamera qui, se riesco a farla stare dritta. Questa è la prima che prendo con le mie canne.
mi mancavano. Beh, c'è da dire che tra le 10 piedi e le 12 piedi c'è una bella differenza. Sì, sì, poco ma sì, sicuro. Anche come peso, che comunque le TX1 hanno un peso, invece le rodaci sono mie, ne hanno un altro. Quindi però ti dirò che mi mancavano le mie. Intanto c'è un bus che sarà così. Va bene, adesso aspettiamo che guardi il canneto e ci si scenderà. Sembrerebbe una specchia. No. Chi no? La regina. La regina. Oggi va di regine. Oh! Mi sa che qua c'ho il mix climax. Bene. Prima l'hai presa con quella centrale o con quella a destra? Quella a destra mi sembra. Allora qua c'è il mix climax. Faccio vedere. Sì, è la tua! Porca miseria! Ragazzi, mi lascio con Max! Ragazzi, doppie partenze così a caso. Questa non vuole saperne, non ho neanche i tenifilo, solo da solo, va bene. Situazione un po' delicata. Devo alzarla e farla venire di qua. Ce l'ho fatta. Ok, va bene, io la mia ce l'ho ragazzi, adesso però aspetto ad andare di là perché voglio fare le robe fatte bene. Non facciamoci prendere dal panico. Hai bisogno? Arrivo! No, spinner riga anche qua. Oh, ragazzi, spero si riesca a vedere. Poi vado da Cristian. Eccola qua. Ok. Bel esemplare anche questo, dai. Lo alzo un attimo così, tanto c'ho la culla sotto. Lo rilascio e corro da qui. Arrivo! Ok ragazzi, rilasciata in sicurezza, non perdiamo la testa quando succedono ste robe. Eccolo! Ci sono? Ah, abbiamo un amico. Ok. Porca miseria, aspetta che c'è l'altra canna, sì, sì, sì. Mamma mia ragazzi, che giornata. Vabbè, ragazzi, vado. Cristian in acqua, signori, per l'ennesima volta. Allora, no, aspetta che non è più, è più grosso questo. Sì. Sì. Anche il nostro amico ha gradito il nostro mix. Ma una canna dovevi ancora tirarla? Sì, stavo... Ok, eccoci ragazzi, siamo tornati. Ok. Allora, è uno storione. Credevo fosse uno storione che
mangia spesso. C'è un po' poca luce, perché sta andando, c'è una nuvola. Invece no. Ragazzi, ve lo mostro. Però c'è poca luce, Cri. Però si vede la sagoma, dai. Oh, oddio. C'è poca luce qua. Bene. Adesso. Ragazzi, okay. Anche questo ho mangiato sul mix. Una bella riossigenata. E non abbiamo più una canna in acqua. E guardate la sagoma che se ne va. Cri, com'è? Ok, ragazzi, mamma mia, che pomeriggio alle giarrette. Non me lo aspettavo, sono sincero. Strafelici, strafelici, perché prendiamo col nostro mix e tanta roba, ragazzi. Adesso sono da solo, me ne tolgo un attimo. Tanta roba, veramente felice. Non pensavo che un pomeriggio così si potesse trasformare in una vera carneficina, chiamiamola così, perché insomma non abbiamo tirate su 200, ma 6 carpe, uno storione, 2 perse, e sta diventando un bel pomeriggio interessante. Bene, adesso andiamo a vedere che Cri fa il sacchettino e tutto, e magari ci rivediamo con un altro pesce. Bene ragazzi, allora, punto della situazione, facciamo un check. Allora, non ce l'aspettavamo, nel senso che siamo venuti qui una mezza giornata, pensando di fare qualche cattura, ma non così. Siamo contenti oltretutto perché stiamo pescando col nostro mix qui. Io sto usando delle damboline, ma perché voglio provare a vedere effettivamente chi paga di più, e finora ha pagato il mix prima. Io, come vi dicevo prima, sto pescando tutto sulla riva di destra, tranne una canna che è messa fuori e la lascio lì, perché comunque sono curioso di vedere, prima di andare via stasera, se parte, cosa parte, cosa ci sarà. E quelle due canne le ho molto vicine, perché saranno veramente a 3 metri l'una dall'altra, sempre con un innesco singolo del 16. E quindi sono contento, perché cavolo, stanno nel nostro mix, quindi... Infatti io per quello tengo le dumbbell di un'altra marca, perché voglio capire cosa paga di più, e finora io sto perdendo, perché dalla mia postazione sono usciti 2 pesci solo. Quindi invece da qua, con il mix climax, sono usciti tutti gli altri. Quindi esatto. Ottimo, mi va bene. E niente, purtroppo non riusciamo a portarvi tanti contenuti oggi, perché non abbiamo un attimo di tregua, sinceramente, ma anche perché, dato il periodo fermo che c'è stato, non abbiamo fatto acquisti nuovi. Ci sarà un unboxing prossimamente, adesso sì, lo caricheremo dopo sto video, perché Cri ha fatto un acquisto adesso che i negozi hanno aperto. Christian ha fatto un bel acquisto, quindi non vi sveliamo niente, ci sarà un video unboxing. E adesso non so quale video caricheremo prima, se questo o se quello dell'altra volta. Cri, lo scopriremo, insomma, perché c'è un altro video che abbiamo fatto e che non abbiamo, e non sappiamo se caricarlo dopo sto video oppure se prima di questo video, lo vedrete, quindi comunque decideremo. E niente, anche perché, ragazzi, alla fine non stiamo facendo nulla di particolare, nel senso che stiamo facendo i soliti sacchettini con del pellet, stiamo usando gli soliti rig che siete abituati a vedere che usiamo, quindi per quello che mi riguarda l'air rig o al massimo la base crew, sempre con una boglia sfondante, perché ho fatto una prova prima. Max sta usando anche lui tu stai usando, aspetta, uno spinner rig? Due spinner rig. Ok. Anzi no, scusa, 3 sono diventati, perché prima il mix mio ho perso tutto perché si è andato a incagliare sotto un albero, e ho rifatto tutto e sto usando 3 spinner rig. Ah, ecco una cosa, ho provato a mettere un amo da 2. Vediamo se parte e com'è. Quindi ragazzi, niente, per ora siamo soddisfatti. Speriamo le immagini di questo video stiano in qualche maniera cercando di allietarvi. Esatto, il pomeriggio, la serata, la mattina, quando lo vedrete. Bene ragazzi, sì. Si continua e la sessione va avanti.
Ok ragazzi, eccoci qua. Pesata 16,5 kg. Eccola qua. Che bella. Panciuta. Pesa. Però bella, i segni della frega, quindi qualcuno è andato già in amore. Ok, adesso procedo al rilascio. Eccoci qua ragazzi, sessione finita. Che sessione, dai, è stato bello perché ci siamo tolti qualche piccola soddisfazione oggi, sì. Insomma. Abbiamo già fatto video qui ragazzi, però abbiamo voluto tornare qui un pomeriggio per... Sul fiume non si può andare adesso perché siamo in periodo di frega. Esatto. Quindi piuttosto che stare a casa. Siamo venuti a passare appunto qualche ora qui alla Giarrette su due postazioni nuove per noi perché non c'eravamo... mai stati né sulla secca né sulla, sulla penisola. Quindi niente, ecco ragazzi, un attimo che magari perché le canne sono ancora in acqua, vediamo, no, e se parte ovviamente chiudiamo con la carpa. E quindi niente, abbiamo provato anche queste due postazioni, sì. Devo dire che la secca ci ha regalato di più, ci ha regalato molti più pesci. E niente ragazzi, oltretutto la soddisfazione che abbiamo più grande forse è quella di essere riusciti a catturare col nostro mix, quindi sì, perché questa, solo due ho preso con le Dumble di là, questa e... è una soddisfazione veramente grande, sì. Perché questo è quello che abbiamo adesso, è con una ulteriore correzione che abbiamo fatto ancora, perché noi ogni volta che lo facciamo facciamo una variante, una correzione per migliorarlo, quindi esatto. Magari quello, magari la giornata, magari non lo so, comunque ragazzi ci ha regalato soddisfazioni, anche perché sì. Con le due canne lì inizialmente avevo una pop up rosa fluo, quindi vabbè, comunque no. Contenti, ottimo. Soddisfatti, speriamo il video vi sia piaciuto, esatto, e non siamo andati su tanti ghirigori oggi, abbiamo preferito farvi vedere pesce perché dato il momento, dato quello che è successo, video ne sono usciti pochi, abbiamo purtroppo preferito ragazzi, abbiamo fare avuto... un video puntando sui pesci. Ecco, eccolo qui. Ecco un altro pesce. Pronti Cri, ci siamo. Ragazzi, vi devo dire una cosa, forse qui c'ho l'amo del 2. Ecco, adesso c'è una brutta cosa lì. Bene. Tirala fuori, Cri, tirala fuori. Tirala fuori. È fuori? Allora, abbiamo iniziato questo video provando a fare il video di apertura e non ce l'abbiamo fatta. Stiamo provando a fare il video di chiusura, non ce la facciamo. Quindi ci diamo appuntamento e saluti fra poco, ragazzi, quando abbiamo la carpa in mano. Intanto lascio parlare le immagini. Anche perché sta cambiando il tempo. Dovrebbe arrivare anche un temporale. Ah però, chiudiamo in bellezza mi sa. Andiamo avanti tranquilla. Vai. E siamo in aspetti? No, una regina. Regina? No. Il tempo sta cambiando. Eh sì ragazzi, sta cambiando tutto qua. Il lago ci ha regalato un'ultima soddisfazione. Ce l'abbiamo a casa contenti. Bene, ci vediamo per i saluti fra poco. Bene ragazzi, allora riprendiamo il video di chiusura. Esatto, siamo ai saluti. Bene,
Ragazzi, noi vi salutiamo dalle giarette con l'ultima carpa di oggi. Però, un altro bel esemplare. Ferma. No, 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 ferma. Allora, eccoti. Niente, ragazzi. Allora, eccola qui. Ok, ragazzi, noi vi salutiamo dalle giarrette con questa bella specchi. Continuate. Ci siamo divertiti, dai. Continuate a seguirci, ragazzi, i nostri gruppi social li sapete. E basta. Ora la rilasciamo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Da Climax è tutto. Ciao! Ciao, ragazzi! Oh!